pochi chilometri dal centro abitato di Palmariggi, tra la ricca macchia mediterranea salentina e maestosi alberi di pino, sorge il santuario di Montevergine. Il luogo di culto è legato ad un'antica leggenda, narrante di un pastorello che alla ricerca del suo coltellino smarrito scopre una misteriosa grotta grazie all'apparizione di una bellissima signora. La Vergine esortò il pastorello a far recare sul posto il parroco e tutto il popolo di Palmariggi, i quali poi edificarono una piccola cappella in suo onore nel 1595. L'attuale santuario di Montevergine, risalente ai primi del Settecento, presenta una facciata semplice e lineare, sormontata da un piccolo campanile. Il tempio sorge su un'antica cripta bizantina, nella quale è eretto un altare recante un antico affresco della Madonna col Bambino, a mezzo busto e a figura circolare. Sul soffitto è presente lo stemma dei Vernazza, antichi feudatari del posto. L'interno è composto da una sola navata fasciata da un elegante cornicione ed è caratterizzato da una serie di spiazzi, balaustre e sontuose scalinate che conducono verso la cripta sotterranea e poi risalgono verso l'abside. L'altare maggiore è un concentrato di decorazioni e fregi artistici in stile barocco e venne costruito nel 1727 da Don Francesco Vernazza, che lo decorò con quattro colonne ornate da motivi floreali. Sul lato destro del santuario è presente un menhir dell'altezza di quasi 2 metri, che mescola al culto cristiano quello pagano, più arcaico e simbolo della venerazione di divinità della natura e del creato. Il menhir di Montevergine, innestato su una solida base calcarenitica, è una delle tante testimonianze megalitiche molto diffuse in tutto il territorio salentino. Sul promontorio a sinistra del santuario, un percorso, rappresentante simbolicamente la Via Crucis di Gesù Cristo, termina sul punto più alto del Belvedere, dove domina il paesaggio la statua del Redentore. Il sontuoso artefatto incute timore e reverenza al tempo stesso e punta a rappresentare l'anello di congiunzione tra la dimensione divina della fede e la bellezza tutta terrena del luogo e del paesaggio circostante. L'elemento che caratterizza il luogo di culto è l'imponente monumento dedicato a Maria Santissima di Montevergine, con un basamento alto 35 metri e sovrastato dalla solenne statua della Vergine che domina il paesaggio tutto intorno. Montevergine rappresenta un luogo incontaminato che immerge visitatori, viandanti e pellegrini nel cuore della macchia mediterranea, tra profumi e colori che ricordano mitologici paesaggi paradisiaci.